Allora, facciamo una cosa che non si fa, ragazzi. Andiamo a sbirciare cosa c'è qui sotto. Questa è la schiuma di patate tartufo e questo arancione, il rosso d'uovo, che ora vado a rompere. Bello! Visto che siamo a Bangkok, perché non approfittarne? Se non avete voglia di thailandese, ma avete voglia di qualcosa di diverso, c'è un posticino molto interessante gestito da due chef gemelli di origine tedesca che propongono comfort food in versione fine dining dei piatti della loro terra. Bene, siamo al counter, ragazzi. Che cos'è il counter? Il counter è quella seduta che vi permette di vedere tutta la cucina e le preparazioni, esattamente come piace a noi. E siccome verremo serviti in inglese, vi ricordiamo che potete attivare i sottotitoli in ben quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. We have the coulette, which is our champagne blanc de blanc, 100% Chardonnay, so aged for around 6 years of release. And here we have our sect. This is 100% Riesling. Esiste un solo menù a cena, a cui noi abbiamo aggiunto anche un piatto firma che scopriremo insieme. The first bite, this is original dish from the north area in Germany. Beef, beetroot, potato and pickled herring pop together with the Ossetta caviar come together with crispy German bread underneath. Gli chef sono tedeschi, ma non sarà un pranzo a base di würstel e krauti. Il ripieno è di patate, molto morbido e si contrasta con il biscotto croccante che c'è sotto. Mekkaleo hekkere. The hekkere is a traditional bite from the traditional area between Poland and Germany. Name is the Silesia. They serve together with the buckwheat tart, boiled egg, cucumber, pickle and onion. Top together with a slice of mackerel fish. Allora, questo mi è parso di capire sia mackerel, quindi sgombro. Primi due morsi buonissimi tutti e due. The third by name is Aussusser. This comes from Berlin. And one ingredient is a river eel. Aussusser is a jelly combined together with a red wine vinaigrette. Hot slathered on top and crispy German bread. Questi primi tre snack sono stati un'esplosione di sapori. Tanto belli quanto buoni. Tutti della stessa dimensione, ma tutti molto diversi tra loro. E aggiungo, molto caratterizzanti. Sapevano di Tedeschia? Sì. A drinking vinegar from Germany, flavor of the vanilla, together with the last bite, dark river wafer eletta. A last snack, eletta, is a dark river wafer. The Hanuta original one is the hazelnut wafer and chocolate. Questa è una reinterpretazione della Hanuta, uno snack tipico che c'è in Germania, della Ferrero, quindi io gioco in casa, lo conosco super bene, e ovviamente questa è una rivisitazione fine dining. La Hanuta della Ferrero è tradizionalmente con nocciole e cioccolato, questo invece è con il foie gras. Batte la Hanuta 10-0, ragazzi. Era talmente buono che mi sono dimenticato di sorseggiare. Ha un'acidità spinta che effettivamente ti pulisce la bocca, anche se in realtà a me piace troppo, io non ho voglia di pulirmi la bocca dal gusto di prima. Cremoso, grasso e salato, acido e dolce, coppiata perfetta. Inside the jar here in German for that sour ties. This meaning of the sourdough starter. For the sourdough starter, chef start fermented since 2015, preparing 1 year before we open the restaurant. Wow. Enjoy your bread and butter. Posso farmi un panino con il burro? Vai. È caldo. Con la temperatura ci siamo, direi. Pezzo di burro ampiamente più grande del pezzo di pane. Sono una professionista. Next is a first cold starter. Traditional German pie. Insiders come together with white ball and also they have the pistachio come together. On the top of the pie, they have the line of the jelly made from the red wine vinaigrette. On the side is a white salad. Underneath have the parsley root cream. Finished together with the truffle dressing. Non so se sia più bello il giardinetto dentro questo cannoncino o il quadro all'interno di questa pie di cinghiale, se ho capito bene. Con pistacchio, prezzemolo e probabilmente un sacco di altra roba. Da vedere il piatto più bello arrivato fino. E io l'ho assaggiato, è anche buonissimo. Adesso dirò una cosa che Franci mi cazzierà. Avete presente la Simmental? Io la odiavo quando ero piccolo. Questa sembra una versione elevata a potenza, super figa,
della Simmental. Censurato. L'avevo detto. Censurato. L'avevo battezzata all'inizio. Censurato e fuori dal ristorante subito. Fresco e acido ma anche cremoso. Che figata, ragazzi, veder lavorare gli chef e stare a 2 metri dai loro impiattamenti e dalle loro preparazioni. This is butter pose of the Arctic fish from France with the curry flour underneath, post-slided and drizzling foam. For the Arctic fish, they have the special side. This is almond heart, topped together with the crystal caviar from Carvery, France. Da ammirare il colore che hanno fatto mantenere nella cottura al cauliflower, cioè al cavolfiore, scusate ragazzi, ho fatto un buon mix lingua perché un po' sono poliglotta. È delicatissimo. Wow, che finezza, ragazzi, meraviglioso. La filosofia degli chef è quella di elevare le ricette di famiglia della tradizione tedesca a fine dining. Fino ad ora ci sono riusciti alla grandissima. Tu che conosci ampiamente le ricette della tradizione tedesca? No, ma so riconoscere che questi piatti qua sono eseguiti in maniera divina. Ti sei egregiamente salvata in calcio d'angolo. Lo possiamo accettare. Andiamo di salmerino. Devo dire, uno dei miei pesci preferiti. Cosa gli vuoi dire? Col cavolfiore, le mandorle, il rafano, che però è appena appena percepibile perché comanda comunque la delicatezza. Davvero un piatto eccezionale. La scarpetta in un ristorante tedesco a Bangkok, ancora non l'avevamo fatta. E chiudiamo con la tartelletta di caviale. Questa va in direzione opposta al salmerino perché, essendoci tanto caviale, ti dà una bella sferzata sapida e ti risveglia la bocca. Ma ci devi stare calmo, però. This next dish we're serving is the blue lobster, coming from Brittany in France. It's the lobster tail that's first been poached and finished over hot embers. And then underneath the lobster, you'll have a little dumpling here, which is called Maltuschen in Germany, which is filled with roasted chestnuts. The orange purees on the side are made from butternut squash. And in the larger piece, you have some pumpkin seeds on top. Now we're going to be adding 3 sauces. Lobster head. The second is a Bure Blanc combined with cockles. We then finish it with a lobster head oil. Purtroppo mi sono già giocato che era un quadro quello di prima, ma questo lo è di più. Un po' di salsina. Piatto più buono fino adesso. Lo stai dicendo di ogni piatto? L'ho già detto? Vabbè, adesso è il nuovo piatto più buono. Guarda la tenerezza di questo mini dumpling di castagne. La lobster è tenerissima. Il beurre blanc, acido, bilancia perfettamente la dolcezza e rende il tutto, se possibile, ancora più goloso. We will present the process on the main ingredient on this season is the duck. From the organic farm of Bangkok. We make a dry aging before 10 days. Roasted with the bone, sear the skin. For the next we will present this is winter black truffle from Porico, South of France. That's come together with the breast of yellow onion, pork shoulder. They have the egg yolk also together. They have the foam made from the potato and truffle. Allora, facciamo una cosa che non si fa, ragazzi. Andiamo a sbirciare cosa c'è qui sotto. Questa è la schiuma di patate tartufo e questo arancione, il rosso d'uovo, che ora vado a rompere. Bello! Si gode poco con questo piatto. Esatto, ragazzi. La cosa che apprezzo di più è che è sì una combinazione vincente, apparentemente facile, ma non è un piatto piacione. C'è stato detto, prendete tutto dal basso verso l'alto. Che bomba è. A questo giro faccio la scarpetta anche io. Chissà se i thailandesi che vengono a mangiare qua fanno la scarpetta. Secondo me no, e non sanno cosa si perdono. And this is a German soft egg noodle signature in Suling. When we open on that moment until now, we still serve this menu is in our restaurant, guys. The noodle is very soft. And next, he cooking together with the Aguya mutton cheese, chopped mushroom and spring onion all together. Always serve together with the crispy onion. Make your pasta more crispy texture and more sweet taste. Passiamo dal tartufo nero al tartufo bianco. Questo, ragazzi, ci ha detto che è un signature dish che, se non ho capito male, da quando ha aperto su Ring nel 2016, Franci, non l'hanno mai tolto dalla carta e lo abbiamo chiesto come extra. Allora, io voglio prima assaggiarli senza le chips di cipolla. Trovo che sia un susseguirsi di piatti proprio golosi. Ne vorreste ancora ogni morso. Proviamo le cipolle crispy e poi è di nuovo un piatto bello. Non è arrivato un piatto brutto che sia uno. Le cipolle aggiungono un po' di croccantezza, ma questa cremina di fondo ti fa saltare sul tavolo. After the process, we present you before duck breast. Serve together with the sea salt and pink pepper. Let's come together.
said at the side. The first is the grill of the persimmon, the plum. And inside the baked tart, they have the duck leg confit, topped together with a slice of the winter root vegetable and sweet, combined together with grew the cacao. Allora, vi devo dire una cosa. Io solitamente sono un po' scettica verso i piatti eccessivamente decorati, eccessivamente belli, eccessivamente dipinti. Questi sono deliziosi. Non c'è niente che è messo a caso. Applausi. L'anatra, secondo me, non incontra tutti i gusti, perché comunque è un uccello abbastanza grasso. La pelle deve essere trattata nel modo giusto, altrimenti in bocca può essere quasi fastidioso. Qui la pelle è una patatina ed è veramente cotto alla perfezione. This is Chef Collection Knife. Con che criterio abbiamo selezionato questi coltelli? Chef select the beef from the Japan. This is part of the tenderloin. This is Wagyu tenderloin grade A3. Smoke with the chamomile stem and rosemary. We serve together with the fat, beef fat. That's come together with the sea salt and pink pepper. On the side of beef, we serve the pulse of selfifi, a kind of the root vegetable wrapped with winter black truffle. The sauce made from the beef stew combined together with dry from Austria. Also, the beef that's served together with the potato pom souffle on the side. Il piatto che aspettavo da quando ho varcato l'ingresso e che sto tagliando al contrario. Tanta roba, vi direi che la salsina, nonostante accompagni molto bene, è superflua. Sembrano delle crescentine. We're gonna have this sweet fortified wine coming from Portugal. So we have a Madeira here. This is a 100% Malvasia, aged for 10 years. This is Kese Fungu. This comes together with the tart. Inside have the pear chutney, topped with the Wacheling seeds. This from Thailand. Come lo potremmo definire? Pasticcino di formaggio. È una bolla calda che ti esplode in bocca di questo formaggio Thai. Thailandesi hanno anche i formaggi. Accompagniamo con la malvasia. Vino fortificato, se non ho capito male, base malvasia. The pretty side is a sherbet that's combined together with the puree of the mandarin orange and silver corn, topped with pink pepper. Ormai siamo campioni mondiali di olivello spinoso, il sea buckthorn. Questo arriva nel momento perfetto. Sorbettino di olivello spinoso, bello fresco, citrico. È molto interessante che ci siano tre bacche di pepe rosa on top. This is main dessert. The main dessert in German called is Schwarzwälder Kirschtorte. This meaning of the back forest. But we represent like a this construction. Underneath, sponge cake with the dark chocolate 72%, vanilla cream and cherry gel. Underneath they have the chocolate cream and cherry compote. Inside the bowl they have the cherry sherbet. Guardate che presentazione incredibile. Questa è una reinterpretazione della foresta nera, che è un famosissimo dolce tedesco con cioccolato, panna e amarene. Non lo conosco benissimo come dolce, onestamente, ma questo sembra bellissimo. Com'è cioccolatoso. 72% di dark chocolate. È buonissimo. La parte di spugna al cioccolato da alternare con il sorbetto, con una spuma di mandorle sopra, deliziosa. Wow, che dolce ragazzi. Questo è un signor dolce. This is final chocolate in German. They have 5 flavors of chocolate for your selection. Yuzu and almond. The rest one is a special German whiskey flavor. Hazelnut and caramel, vanilla and peanut, dark chocolate and apricot. E niente, Franci senza ritegno ha detto che li voleva provare tutti. Cioè non sembrano dei cioccolatini, sembrano dei pianeti, non lo so. Chef, make this eggnog follow up with his grandmom cooking book by the handwriting. Actually, his grandmom that inspired him to be the chef when he was young. Inside have the egg yolk, sugar, vanilla, condensed milk and German vodka together. Mi raccomando, non fate come me. Sembrerebbe che io ho indicato ben due volte che era un'occasione doppiamente speciale e quindi mi hanno fatto due tortine. Visto che siamo assolutamente pieni, ci facciamo fare la doggy bag, ma se evitate di cliccare è meglio. Nel frattempo siamo già rientrati, bellissima esperienza. Se siete a Bangkok, avete voglia di una cucina gourmet, internazionale, non thailandese. Tedesca. Tedesca di Germania. Mattias e Thomas Suring sono i ragazzi che fanno per voi. Abbiamo mangiato benissimo, i piatti erano eseguiti in maniera
divina, golosi, interessanti, mai banali. Belli da vedere. Su tutto un plauso alla lobster, che era veramente divina e aveva un impiattamento pazzesco. Il piatto di tartufo nero con il pork shoulder, con il tuorlo d'uovo, ma tutto ragazzi, anche i dolci. La carne wagyu. Non c'era davvero nulla fuori posto. Location bellissima, eravamo seduti al counter, quindi abbiamo visto gli chef lavorare dall'inizio alla fine del servizio. Quando in cucina c'è tensione e hai la cucina vista, non lo puoi nascondere. E invece sembrava tutto filare liscio come l'olio. Cioè è filato tutto liscio come l'olio. Adesso si stanno accoltellando ora che siamo usciti. Abbiamo speso 18.361 baht, il menù degustazione costa 7.800 baht, credo che ci abbiano fatto un po' di sconto perché è uscito qualche piatto extra e penso che non abbiamo pagato neanche i due calici di vino iniziali. E neanche le due tortine che ho ordinato per sbaglio. Ci mangeremo domani mattina a colazione, ragazzi. Che ci mangeremo domani mattina a colazione. E quindi niente, oltre a ricordarvi di fare like, condividere, iscrivervi al canale, accendere la campanella, si potrebbe dire che vi diamo appuntamento al prossimo video.